decidere se dobbiamo farlo o no. Se il popolo per 50% più uno dice sì, si compra, si fa il finanziamento. Se dice no, non se ne fa niente. La legge non è però definitiva. Dopo 5 anni, dipende dalle occasioni, si ripete il suffragio. Cioè le leggi non sono definitive, per esempio. Si mette una legge sull'aborto, no? Poi magari si forma un comitato cittadino e si crea di nuovo la domanda. Popolo, volete l'aborto? Per fare un esempio, no? Cioè la legge non è per esempio ancorata alla Costituzione, è provvisoria e poi si rifà di nuovo il voto, insomma, no? Se una legge comunque nel tempo, fatta 5-10 anni, poi si rifà, si vuole, c'è occasione, se c'è possibilità, si rifà un'altra volta la prova. Cioè la democrazia è diretta dal popolo, sempre sul braccio. Però popolo istruito, cioè informato. No, aspetta, che è manovrato. Popolo deve prendere in mano il possesso, cominciare a studiare, a leggere, a informarsi, non soltanto per televisione. Popolo che comincia veramente a dire io so di essere, no? E non soltanto che mi importa il resto, no? C'è un popolo consapevole, è l'idea, no? E lui che si chiama il sistema laocrazia. Sapete il nome? Perché laocrazia e non democrazia? Viene dal greco perché il demos voleva dire, praticamente era la forza delle famiglie. Si mettevano insieme, sceglievano dei rappresentanti, li mandavano lì, poi il laos, che è il popolo di sotto, lo mettevano sotto, erano gli schiavi, i poveracci, insomma. Mentre la demos erano i rappresentanti ricchi, le famiglie greche, però quelli lì, per esempio, gli stranieri, i poveracci, gli infermi, le donne, no? Si mettevano come laos. E lì ha detto tra lao, applicando la laocrazia è tutto il popolo, ricchi, belli, brutti, cattivi, buoni, no? E si va a suffragio universale e si chiama laocrazia. Questa la porto io, è un'idea come se la volete, se vi piace, d'accordo, però vorrei smettere per essere un banco emozionato, a dopo allora, ok? Oh, tutto comincia da Romolo, disgraziato, ok? A dopo. Ti ripasso il campo. Ah, poi aspetta, solo una cosa, aspetta. Dimenticavo, questo è importante dirlo, perché questo qui è un quadro di una mia amica turca, però farlo piccolo. Come si fa a farlo piccolo? Tutta questa laocrazia comportando un'identità nazionale, è chiaro, no? Perché se non siamo tutti quanti coesi, uniti in un popolo vero, no? Non si può praticare la laocrazia così. Intanto serve sovranità nazionale, chiaro, non soltanto economica e militare, dobbiamo essere. Non possiamo pensare, per esempio, che i greci praticavano la democrazia e avevano i soldati persiani in giù che passeggiavano, è chiaro, no? Erano liberi. Senza un esercito straniero in casa, no? Chiaro, no? Questa fotografia qua, vedere bene, questa qui dà l'idea del popolo. Aspetta, fatta vedere di me. Ma non riesco, è intedesco. Non ha senso, ti devi far vedere un pochino cosa tratta. È un veramente. Alza di più, no? E stringe di più, fai un po' stringe di più, so, fai vedere il contesto, è un quadro di una mia amica curda, che loro lottano per l'indipendenza curda in Turchia, no? Non sono facendo parte io dei curdi, però ho visto come quadro, come concetto di unità nazionale, già dall'idea, no? E c'è vedere qui l'uomo che guarda verso giù, che c'è la terra, con il mitra in mano, questo mitra che chiama il mitra, no? E c'è la donna incinta, che sta là, l'uomo che protegge il territorio è la donna, cioè la famiglia, no? È chiaro, questo è importante, dobbiamo proteggere le frontiere, dobbiamo essere non nazionalisti, è diversa la cosa, essere consapevole che questa è la nostra terra,
i nostri padri hanno lottato e sono morti per l'Italia, mi sembra, no, i vostri, il mio comunque morto. Ok? Cioè essere insomma consapevole, patrioti, ecco. Patrioti. Non è negativo, patrioti è buono essere patrioti. È importante questo. E poi il benvenire alla democrazia, perché è un livello di nazionalità dentro. Cioè il contesto nazionale deve tornare indietro. Ok? E non dare l'Italia a spenderla a chiunque, no? Questo vale per la Spagna, per chiunque popolo, perché non è soltanto un contesto italiano, tutti i popoli dovrebbero essere laocratici. Ok? E lì si stima, il popolo dirige tutto. Ma non rappresentanti del popolo così, tutti poi votano e poi si va a lavorare, mica serve un Parlamento, serve un presidente, tutti partecipano alla cosa pubblica, come era pensato. Durante la Repubblica Romana, prima che venisse Roma, così era. Infatti ci fu un periodo di laocrazia anche a Roma. Il Monte Sacro, per esempio, no? Ci sono libri di storia. Ci fu il popolo romano che si sentì essere tradito dal Senato, dai senizi, dai vecchi, no? Dagli anziani. Allora si organizzarono e andarono sul Monte Sacro. Lasciarono il lavoro e si misero con le mani in conferma. Aspettavano. Appena cominciarono a mancare poi vivere, il mangiare, il pasto, il pane, no? Se li speravano a Roma, i vecchi, ma dove c'è niente da mangiare, no? Capirono che c'era una sommossa popolare. Andarono a pregare il popolo, e allora perché non lavorate? Cioè, perché abbiamo avuto un abuso, un torto, no? E attraverso questa spinta, questione, hanno fatto poi accettare le condizioni del popolo. E il primo famoso sciopero a Monte Sacro. Monte Sacro a Roma. Fu la prima vera rivoluzione popolare, però parte di un piccolo romano, no? Però già era politico il sistema, no? Quando loro fecero le condizioni, tornarono a lavorare e finì la cosa. E poi furono ammazzati uno per uno. Caio Marzio, tutte le storie vecchie delle scuole medie, la storia di Roma, non prima di Romolo ancora. Poi Roma. C'è dopo Cristo questo, dopo Cristo, come epoca. A prima di Cristo, Roma fu prima di, molto prima di Cristo. No, so, dico questo avvenimento. Sì, deve essere visto, è anche riportato. E dopo Cristo o anche prima. Cristo? È anche Cristo. Ah, sì, sempre anticristo. Ah, non anticristo, capisci? Prima di Cristo, anticristo, esatto. Tutto dipende da questo momento storico. Noi siamo già stati, nel senso direttamente democratici. Si applicava la legge lì sul posto per acclamazione. Volete, come fanno ancora in chiesa oggi, no? Quando fanno, per esempio, eleggono un balcone, un prelato, no? Lo volete? Sì o no? E finiva lì, e poi si andava a lavorare di nuovo. Questa è politica, lo volete, però fuori prima fare la proposta, se nata, raccogliere il consenso e poi si mette, come fanno in Svizzera, si pensa, perché anche la Svizzera funziona così un po', però in maniera un po' truccata, perché ci sono i soldi e funziona così. Però nel contesto vero democratico si propone, si fa un comitato cittadino, si fa che quello occorre anche rispingere la democrazia nel piccolo, come nel grande, poi sono varie domande importanti, facciamo guerra oppure no? Questa domanda è molto importante. Nel piccolo funziona, fare un acquedotto, creare una diga, fare una fogna, però poi nel grande poi occorre andare a vedere i contesti e le amicizie politiche con gli altri stati, né? Comunque si diventa molto sovrani, che è importante essere sovrani con un popolo. Noi non siamo più un popolo sovrano da 45 in ogni caso, abbiamo perso. Siamo un popolo sotto il dominio. Americano, esatto. Ma stelle e strisce. Siamo sotto il dominio delle grandi multinazionali, non è comando l'America, in America si disperano gli americani come popolo, mica comandano loro. Le multinazionali, le banche, hanno già preso il potere assoluto attraverso il credito, tutti quanti siamo addebitati, hanno paura, no? Allora non è che sia gli americani a dominare, è il debito. Comanda il debito. È chiaro questo. Occorre fare noi sovrani nazionali, quello importante, e poi da lì cominciare a agire, no? Non è facile, occorre partire. E la terra piatta ha fatto il buco, ha creato la via. Attraverso questa terra piatta sembrava una cosa innocua, abbiamo capito la bugia è totale, è sistemica. La bugia, la menzogna è veramente stata creata
ad arte, ma manco ad arte, questa è diabolica, perché creare così una cosa ad arte è bello, invece questa è una macchinazione che era talmente potente, no? Nel suo contesto, dove tu credi, ma come è possibile che c'è gente che ha creato questa menzogna e portarla per tanti anni avanti, ma non è facile. Qui ci dobbiamo fare complimenti, bravi, però ci avete fregato per 500, anche più anni, perché da lì è partito, da Roma, io penso tutto è nato da lì. E ok, dai, magari poi ripiglio la discussione, c'è già tanti altri argomenti, quindi non so, io faccio problemi con il microfono, non faccio la base, veramente è quello che lasciamo lì. Tante grazie. Poi chiederò. Allora, partiamo. Signore e signori, buongiorno e benvenuti qui ad Agerola, in questo splendido contesto della costiera amalfitana, per la terza edizione di Piano di Esistenza, che è una serie di conferenze, appunto giunto a questo Piano di Esistenza, la sua terza edizione, che cerca di capire, cerca di sviscerare alcuni diciamo contesti della scienza canonica, non normale, no? Canonicos in greco vuol dire normale, no? E quindi voi tutti sapete di cosa sto parlando, cioè la teoria secondo la quale siamo vittime di un colossale inganno che dura da 5 secoli e secondo cui la Terra è una sfera che diciamo ruota attorno al Sole secondo un modello chiamato eliocentrico, no? Con il Sole al centro e la esistenza di un universo infinito in espansione come sarebbe dimostrato dall'effetto Doppler, no? Lo spostamento verso il rosso dello spettro delle stelle e delle galassie che si allontanano le une dalle altre dopo che una quindicina di miliardi di anni fa sarebbe avvenuto il Big Bang, cioè l'esplosione primordiale dalla quale avrebbe avuto origine tutto. Allora, bando alle ciance, cominciamo tutto il discorso, cominciamo a presentare le persone. Il primo che vi presento, e lo avete appena sentito parlare di laocrazia, che è un argomento che gli sta molto a cuore, ed è Calogero Greco. Un applauso, grazie a tutti. E Calogero è siciliano, anche se da molti anni vive in Germania. E lui è un bravissimo ragazzo ed è un molto molto appassionato di questo argomento, ecco. La seconda persona che vi voglio presentare è il signor Roberto Fitabile. Un applauso, grazie. Lui è diciamo l'organizzatore, essendo originario del posto, e anche se lui vive e lavora a Roma. E poi chiaramente quando parlerà lui vi fornirà ulteriori dettagli circa questa sua situazione e anche le problematiche e anche diciamo le conseguenze che ha subito per il fatto di essere un terrapiattista. Poi c'è lo scrittore e poeta argentino Jorge Luis Borges che dice che la bellezza non è rara, no? Io invece trovo che la bellezza, in particolare femminile, sia piuttosto rara e quindi è una rarità avere qui con noi una bellezza come Dharma Bernardi. Dharma è romana, è di Roma e lei in questo contesto si occuperà nel dimostrare che la Terra non gira. Cioè non giriamo intorno al Sole, quindi è logico sospettare che se la Terra non gira non sia neanche sferica
e avrà probabilmente qualche altra forma. Poi presento Massimiliano Duma, alzati, un bel applauso, grazie. Lui è di Varese, zona, e lui si occuperà di questo che vedete già. Questo è un fenomeno molto particolare che in realtà è sotto gli occhi di tutti, letteralmente, cioè lui si occuperà dei raggi crepuscolari. Ora spiego velocemente, i raggi crepuscolari sono, secondo la teoria corrente, la diffrazione sull'atmosfera, diciamo attraverso l'atmosfera del Sole che si trova, diciamo, a 150 milioni di chilometri di distanza, secondo la scienza ufficiale, e quindi si diffrangono a, secondo un certo angolo. Ciò che invece sostengono i terrapiattisti, e penso che sarà ciò che cercherà di dimostrare Massimiliano Duma, è che in realtà semplicemente la loro, diciamo, orientazione dipende dal fatto che il Sole è vicino, quindi semplicemente sono dei raggi che emanano, che si irradiano dalla fonte di calore da cui provengono, cioè che li emette. Quindi i raggi crepuscolari che ben vedete in quella fotografia lì sono la testimonianza che il Sole è vicino e non si trova così lontano. Poi ci sarò io, anche se vabbè non l'ultimo scaletto, io mi chiamo Albino Gruppini, e sono un agricoltore di Brescia, come potete aver facilmente percepito dalla mia cantilena piuttosto appiccicosa, e da tanti anni mi occupo dello sbarco sulla Luna falso, del quale sono probabilmente uno dei maggiori esperti italiani, del quale ho scritto diversi libri e anche diversi articoli. E in questo contesto oggi mi occuperò di una situazione in realtà che supera la terra piatta, perché una volta che noi diamo per assodato che il modello eliocentrico è una frode, ci rendiamo conto che dobbiamo riscrivere tutto. Non è così semplice dire andare oltre, bisogna proprio, perché andare oltre vuol dire andare oltre e soprassedere, dimenticare. Invece qua dobbiamo, esattamente, dobbiamo riscrivere quasi, non quasi per intero, probabilmente non solo la storia naturale, ma anche la storia vera e propria, cioè la storia con la S maiuscola, no? Come si scrive la storia, no? E io mi occuperò in questo frangente del diluvio universale e di questo fatto che in tutti i modi cercano di far passare per un mito, per una storia inventata. In realtà è facilissimo e oserei dire in maniera gigantesca, in senso letterale, dimostrare che invece il diluvio universale è avvenuto, e neanche tanto tempo fa, cioè non diciamo in senso storico, non molto tempo fa. Come qualcuno potrà aver già saputo, visto che siete già stati intervistati, siamo stati, diciamo, oggetto di attenzione da parte di insetti molesti televisivi del programma Le Iene di Italia 1, no? Non so se sono venuti qua per mangiare il nostro cadavere, no? Come voi sapete c'è un popolo africano, i Masai, che loro invece di seppellire i morti, si dice, non so se lo fanno ancora, loro espongono i loro cadaveri fuori dal villaggio, in mezzo alla boscaglia, affinché le iene, che chiaramente è un animale autoctono della zona, si mangi, diciamo, i cadaveri, perché sono animali carnivori, le iene, non tutte le specie. E a questo proposito vorrei che voi tributaste un grande applauso a Giorgio Ramiti.
Giorgio, vieni qua che ti devo intervistare. A me? Sì, vieni qua. Perché lui mi ha confessato stamani che lui è perfino laureato, è incredibile, in scienze politiche. No, non so, magari quelli di ieri sono tutti come si chiama quello là, Giannino, no? Che aveva 18 lauree in America, poi si è scoperto che erano tutte... Non lavorava da noi però, eh. No, perché poi mi ha detto, siccome io sono laureato in scienze politiche, allora ti faccio una domanda, Giorgio. Sì. Ti do... Ma tu mi hai chiesto se ero laureato, ho detto sì, sono laureato. No, poi siccome mi ha detto che in scienze politiche... No, non me ne stavo vantando. Ti faccio una domanda, diciamo, da scienze politiche. Allora, Giorgio, secondo te, sì, a incendiare il Reichstag furono i comunisti o i nazisti per dare la colpa ai comunisti? Esatto. Sai, questo nessuno lo può sapere. L'abbiamo già colto in castagna, speriamo che almeno non sia buono a fare un buon servizio, un buon reportage sulla nostra giornata. Sarà un ottimo servizio. Assolutamente. L'avete sentito tutti, eh? 100%. Va bene, bando alle ciance, il primo è Massimiliano Duma. E che farà la sua esposizione a seguire è Dharma Bernardi, grazie.